Celebriamo oggi una domenica importantissima, infatti siamo tantissimi qui in chiesa oggi, abbiamo tutti questi rami di ulivo. La domenica delle palme. Delle palme. La domenica in cui, come quei fanciulli che abbiamo sentito nel Vangelo, anche noi abbiamo accompagnato nella processione fino qua in chiesa con i rami di ulivo a sventolare in alto, abbiamo accompagnato il sacerdote, simbolicamente abbiamo portato Gesù qui nel luogo centrale, nel Tempio, come era entrato nel Tempio di Gerusalemme. E infatti Gesù diventa un grande re con un esercito formidabile che sconfigge tutti gli altri nemici della terra, vero? Sì. Oh mamma mia, è bellissimo, vero? Sì. Invece no, la cosa incredibile è che no, ragazzi. Se c'era una cosa in cui Gesù proprio non si sentiva a proprio agio, ma per niente, era quando gli altri gli dicevano: oh, abbiamo trovato il nostro re, abbiamo trovato quello che finalmente risolverà i problemi del popolo di Israele, abbiamo trovato quello che finalmente metterà d'accordo tutta la diplomazia mondiale, tutti i capi di Stato, che farà far pace fra Putin e Zelensky, che finalmente metterà tutte le cose in ordine, perché noi non ce la facciamo, ma tu sì, e quindi tu lo devi fare al posto nostro, tu sei il nostro re. Ma a Gesù questa storia non piace tanto, e c'è un modo, un segno che lui sceglie, che ce lo fa capire nel Vangelo di oggi. Che cos'è che ci fa capire che a Gesù questo modo di fare il re non piace? Che entra nella città su un puledro. Su un puledro d'asina, dice il Vangelo. Un asinello, un piccolo di asino. Ma ragazzi, scusate, ma i re, i grandi re dei tempi antichi, quando prendevano possesso di una città, come ci entravano? Con un cavallone. Con un cavallone gigantesco, certo. E invece Gesù sceglie un puledro d'asina. Chi è che aveva detto che il Messia sarebbe entrato a Gerusalemme su un asino? Vediamo se qualcuno è stato attento, perché l'abbiamo sentito oggi, eh. Chi è che l'aveva detto? Prima lettura. Leggete chi ha scritto il libro della prima lettura. Chi l'ha scritto? Il profeta Zaccaria. Esatto, leggi le parole della prima lettura. Cosa dice Zaccaria? Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. È proprio così che fa Gesù. Prende un asino, un puledro figlio d'asina, e su questo puledro, come aveva detto il profeta Zaccaria, entra a Gerusalemme. E quelli che lo vedono non si pongono tanto il problema. Infatti, dice il Vangelo di Giovanni, i suoi apostoli subito non compresero. Perché sceglie un puledro? Forse non aveva trovato di meglio. È solo dopo la sua risurrezione, che capiscono che Gesù aveva scelto un puledro perché Zaccaria aveva detto così, che il Messia sarebbe entrato a Gerusalemme su un puledro d'asina. Davide, ci sei? Ok. Su un puledro d'asina e non su un cavallo. Ma Zaccaria, quando scrive quelle parole, ha in mente uno dei più grandi re della storia. Chi è stato uno dei più grandi re della storia, che ha conquistato quasi tutto il mondo e il più importante dell'antichità? Qualcuno l'avrà studiato, penso, a scuola. Giulio Cesare. Giulio Cesare non è stato un re, ma prima di Giulio Cesare, prima dell'impero romano, prima ancora, ha conquistato così tante terre che si diceva non tramontava mai il sole. Erode? No, non Erode, prima, siamo nel 335 avanti Cristo. Carlo Magno? No, Alessandro Magno. Ecco, Alessandro Magno, esatto, sempre Magno era. Alessandro Magno è stato il più grande imperatore della storia. Si racconta che lui cavalcava un cavallo così grosso che era chiamato Bucefalo, perché aveva una testa grossa come quella di un bue. Bucefalo, cefalo significa testa, la testa di un bue, immaginate quanto era alto. Nessun altro riusciva a cavalcarlo, perché Alessandro aveva capito che questo cavallo era così grosso
d'avere paura della sua ombra. Quando guardava in terra e vedeva la sua ombra, era talmente grossa l'ombra che gli faceva paura. E allora Carlo Magno lo imbriglia così bene che il suo sguardo sta sempre fiero verso l'alto, a guardare il cielo, a guardare il sole. L'unico fra tutti gli animali che riesce a guardare il sole dritto in faccia senza accecarsi, e non guardando più la sua ombra, non ha più paura. E si fa cavalcare solo da Alessandro Magno. Pensate che cavalcatura meravigliosa. Per 20 anni lo cavalca e conquista quasi tutta la terra. Alessandro Magno, questo grande imperatore che arriva alle soglie dell'Asia e trova il nodo gordiano. La leggenda diceva che solo chi avrebbe sciolto questo nodo sarebbe diventato re di tutta l'Asia. E siccome era troppo intricato, non ce la fa, lui cosa fa? Lo sai? Oh, qualcuno lo sa, che bello! Spezza il nodo con la spada. Esatto, sfodera la spada e zac! Taglia il nodo, perché non si riusciva a snodare questo nodo. E allora meglio tagliarlo. Era un uomo forte, un uomo poderoso, con questo cavallo alto 2,5 metri. E Gesù invece entra a Gerusalemme su un puledro d'asina, su un asinello. Ma cosa vuole fare Gesù? Ma Alessandro Magno sì che era un re. Lui sì che aveva conquistato tutta la terra, che aveva unito l'Occidente con l'Oriente, che aveva conquistato terre che prima erano separate. E invece Gesù c'ha 4 scappati di casa con 2 rametti di ulivo e di palme, con 2 mantelli per terra, ed entra a Gerusalemme in quel modo. Ma che cosa ci vuole dire oggi il Signore? Qual è il suo messaggio? Non certo che è venuto a fare il re potente che scaccia i nemici, perché se no non avrebbe preso un asinello. Che cosa ci vuole dire oggi? Perché il re non è solo quello tutto spazioso, tutto sì, è anche quello che magari lui non è un re che comanda le persone, che gli dà gli ordini. Lui è un re nel senso che gli dà i consigli più buoni, che gli aiuta magari a superare le cose, proprio come ci dice Dio. Eh sì, non è un re CCC, su questo siamo d'accordo. Perché qual è, ragazzi, il trono che Gesù sceglie dal quale inaugurare il suo regno? Non è certo quello del palazzo di Gerusalemme, non è certo quello dove stanno i re con la corona e con Bucefalo. Qual è il suo trono, ragazzi? È il trono dei cieli. Certo, il trono dei cieli, ma prima di andare nel trono dei cieli c'è un altro, nel quale ci stiamo preparando, al quale ci stiamo preparando a metterci di fronte nei prossimi giorni. È un trono insolito, dove nessun re ha mai osato sedersi. Il trono della morte? Sì, è il trono della morte. Il trono della croce, quello di sopra, ragazzi, lo vedete qua? Sopra l'altare c'è sempre una croce. Perché c'è una croce qua? Per dirci che il nostro re è così. Non è un re che manda gli altri a combattere e se ne sta nei suoi palazzi, come sta succedendo ancora oggi. Non è un re che dà i comandi agli altri e poi dopo lui se ne sta al calduccio in casa sua, al comodo. Non è un re che entra come un conquistatore su un destriero gigantesco per mostrare la sua forza e quando si trova di fronte ai problemi, come al nodo gordiano, zac, li taglia via, li fa fuori. Gesù, piuttosto, è un re che sceglie di donare la propria vita. Per salvare il popolo. Per salvare tutto il mondo. Per dire, guardate, che se volete essere felici, se volete seguire la volontà di Dio Padre, non bisogna pagare grandi tasse o fare gesti incredibili o andare a combattere con l'esercito. Bisogna imparare ad amare di quello stesso amore, quell'amore che sa donarsi, che sa mettersi a servizio. Certo, diversamente nelle varie fasi della vita. Che piccolino lo farà facendo il chirichetto, che è più grande facendo il catechista, l'aiuto catechista, l'allenatore, l'animatore, all'oratorio estivo. Crescendo magari scegliendo un lavoro che non sia solo per me, ma che faccia bene al mondo. Donando il mio tempo a chi ha bisogno del mio amore. E Gesù ci dice, se volete entrare nel regno del Padre, non si tratta di prendere le armi e combattere, ma si tratta di amare di quello stesso amore, di metterci di fronte a quel trono,
Ecco perché, ragazzi, nei prossimi giorni celebreremo insieme nel Triduo Pasquale la morte e la risurrezione di Gesù. Mica perché è un incidente o una cosa, una ricorrenza che è capitata e che ricordiamo come fatto storico, ma perché è il centro della nostra fede. Il Vangelo di Giovanni, poco prima di quello che abbiamo detto, aveva scritto che Gesù decide di entrare in Gerusalemme perché sia manifesta la gloria del Padre. E la gloria di Dio si manifesta nel dono della vita di Gesù sulla croce. E se nei prossimi giorni troveremo un po' di tempo per venire in chiesa, metterci di fronte alla croce, partecipare alle celebrazioni del Triduo, chiederci cosa significa per me essere discepolo di un Dio che non cavalca un bucefalo ma un asinello, che non stermina gli eserciti nemici ma che ama fino a morire sulla croce, cosa significa per me essere un bambino, un ragazzino, un ragazzo, un giovane, un adulto cristiano che vive in questo modo, beh, allora vivremo la Pasqua, che non è solamente una ricorrenza che ogni tanto torna, cambia sempre il giorno, ma tutti gli anni c'è, ma è una domanda profonda che ci si pianta nel cuore. È la domanda del dire: di quale re io voglio essere, di chi voglio essere, come voglio vivere la mia vita, come voglio diventare grande, come voglio crescere, come voglio essere uomo, come Alessandro Magno, il grande imperatore che cavalcava esseri mitologici e faceva fuori quelli che gli davano fastidio, o come Gesù che entra su un puledro d'asina, che ci insegna a perdonare, che dona la sua vita. Come Gesù. Ecco, meno male, non pensavo ci fosse già una risposta, ma va bene, e dobbiamo arrivarci a dare questa risposta, certo. Grazie, Ricky. Se vogliamo essere come Gesù, allora viviamo bene questi giorni che si aprono, questa settimana santa, questa settimana autentica, la settimana centrale della nostra vita di cristiani, perché saremo mossi di fronte al Signore che dona la sua vita per noi. Perché per entrare, diciamo, nella corte di Dio, cioè la corte dell'amore, non ci vogliono appunto le spade o i combattimenti, ma ci vuole solo di stare alle regole dell'amore e di credergli. Grazie.